20.000 chilometri in sella alla bicicletta sparsi per l'Europa. Un viaggio inaugurato sabato scorso con partenza dal Pincio di Fano alle 9.30 con direzione Pesaro e prima tappa finale Rimini. Protagonista del viaggio Danny Walks, o meglio Daniele Grassetti, il pesarese che è già noto per aver compiuto nel 2022 un cammino di 10.000 chilometri in 15 mesi, con l'obiettivo di raccogliere fondi e promuovere la salute mentale attraverso escursioni e camminate a contatto con la natura. Una volta terminata la prima esperienza, l'idea di ripartire con un nuovo progetto a sostegno delle iniziative di due associazioni: AGFI, l'associazione genitori e figli con l'inclusione, e ASI, comitato provinciale Pesaro e Urbino, due enti che con le loro attività aiutano persone con difficoltà fisiche e psichiche. Daniele, come mai questa scelta di affrontare un viaggio così difficile? Non è la prima volta, perché comunque l'anno scorso sono tornato da un cammino di più di un anno. La forza che mi muove è un po' di essere d'aiuto in qualche modo per le persone che hanno bisogno, che sono magari state nella vita un po' meno fortunate di me, e allora io mi muovo e faccio praticamente lo specchio per l'allodole. Io mi muovo, ma spero che il mio movimento sensibilizzi altre persone a donare per far sì che le attività poi si possano fare. Attività per l'inclusione, che sono praticamente la raccolta fondi che sostengo e che promuove a favore di due associazioni di Fano che si occupano di disabilità, quindi di famiglie con disabili a carico. E le donazioni fanno sì che queste famiglie possano fare attività all'aperto gratuitamente. Dopo Rimini salirò fino a Trieste in qualche giorno, poi dopo scendo fino in Grecia e dalla Grecia risalirò fino in Norvegia, dove arriverò d'estate, e poi da lì comincerà un lento rientro. Lento o meno lento, vediamo, dipende dall'ispirazione. A novembre dovrei essere tornato comunque. Lei ha affrontato, come dicevo, un precedente viaggio. Che cosa le ha lasciato dal punto di vista emotivo? E sicuramente mi ha riempito di tante sensazioni positive. E il buon cuore delle persone che ti accolgono, che ti ospitano, e anche le persone che seguono e mi scrivono, che si sentono in qualche modo ispirate. E poi anche l'altro progetto aveva un risvolto sociale, e quindi anche vedere poi le attività che sono state fatte. E l'altra volta erano a favore, a sostegno della salute mentale, quindi attività fatte con ragazzi con disabilità psichiatriche sono state molto piacevoli. A salutare Daniele sotto l'Arco d'Augusto, in un clima di emozione, una folla di associazioni ciclistiche e runner, oltre ai responsabili delle due associazioni. Jacopo, che significato assume questa mattina questo grande progetto di Daniele? Sicuramente siamo molto emozionati, è un significato enorme per noi. Io personalmente ringrazio Daniele per averci scelto, per aver scelto sia ASI che AGFI, per le realtà sportive e sociali con cui Daniele vuole raccogliere i fondi per tutte le iniziative che puntualmente cerchiamo di portare avanti. È un progetto a cui crediamo particolarmente. La partecipazione di questa mattina di tutte queste persone che sono qui all'Arco d'Augusto lo dimostra ampiamente, quindi non posso fare altro che ringraziare tutte le associazioni che hanno partecipato alla realizzazione dell'evento e Daniele stesso, che da oggi partirà e sarà un po' la nostra faccia in giro per l'Europa. Il viaggio di Daniele potrà essere seguito sulle pagine social Danny Walks Europe e ASI Pesaro Urbino.